innanzitutto i risultati in Europa sono la cartina di tornasole di uno stato di salute dal punto di vista sportivo e poi evidentemente anche economico-finanziario, ma ogni vittoria in Europa restituisce immediatamente vantaggi da tutti i profili, in termini di notorietà ma anche di vendita all'estero di quello che poi è il prodotto Serie A. Presidente, avere un impianto di proprietà risulta fondativo, no? Per avere un progetto di business in qualche modo sostenibile. Ha fatto scalpore la Fiorentina recentemente, che ha fatto sapere che il Franchi non ha le coperture finanziarie per essere completato. Vi preoccupa questa cosa come Lega, se state cercando di collaborare con la Fiorentina a tal proposito? Allora, più con la Fiorentina, con tutte le squadre. Noi come Lega la priorità delle infrastrutture è la più urgente, la più importante, l'abbiamo detto, continuiamo a ripeterlo ogni volta. L'ha detto lei, è chiaro che se la proprietà è pubblica, per rifare un impianto e rifarlo secondo tutti gli standard che sono oggi richiesti, ci possono volere, come diciamo, dai 100 ai 200, 300 milioni di euro. Pensate a comuni o allo Stato che moltiplica questa cifra per tutti gli stadi. Quindi quello che spesso avviene è che magari c'è la proprietà pronta a investire, pronta con le risorse, ma con lo stadio pubblico poi non è facile interagire. Quindi seguiamo chiaramente la vicenda del Franchi come tutte le altre. Noi abbiamo chiesto e chiediamo al governo, in parte devo dire su alcuni stadi lo sta facendo, su Bologna, su Empoli, anche su Verona hanno avuto incontri per facilitare questo tipo di processo, perché molto spesso non è neanche un tema di risorse quanto poi burocratico-amministrativo.